Ma gente è venuta da noi a trovarci oggi e tra non molto andrà a prendere un bel paio di occhiali. Oh, Magenta, non li vedi i nostri amici? Oh, beh, riuscirai a vederli molto meglio dopo aver messo gli occhiali. Voi conoscete qualcuno con gli occhiali? Wow! Oh, e prestissimo anche la nostra Magenta li avrà. Voi mi aiuterete? Sul serio? Forte! Per giocare a Blue's Clues ci servirà una... impronta! Ma certo, un'impronta! E sarà quello il nostro primo... indizio! Esatto, indizio! E lo annoteremo nel nostro... blocco degli appunti! Segnali nel blocco! Sono gli indizi di Blue! Dobbiamo cercare un'altra impronta! Che è il secondo indizio! Segnalo nel blocco! Sono gli indizi di Blue! Cerchiamo l'ultima impronta! Quello è il terzo indizio! Segnalo nel blocco! Sono gli indizi di Blue! Sapete cosa fare? Mettiti sulla poltrona e pensa bene, perché usando la testa con un passo alla volta noi possiamo fare tutto quello che vuoi tu! Ehi, hey, ciao Paletta, ciao Secchiello. Shh. Josh, Blue, ci serve aiuto. Giochiamo a nascondino. Wow, che ci aiutate a trovare i nostri amici? Oh, ma certo. Mi date una mano? Sul serio? Grandi, poi dovremo trovare gli altri indizi di Blue, dei quali io sono uno. Dici davvero? Shh. Ok, ok. Allora, dove andiamo a guardare prima? Credo che l'anatra sia andata di là! Oh! Andiamo! Oh, avete visto quante impronte? Quali sono quelle dell'anatra? Quelle! Oh, quelle! Venite, andiamo! Oh, le impronte si fermano qua giù. Ma dov'è finita? Oh? Oh. Arriva! È qui! Oh. Anatra, ti abbiamo trovata! Beh, ciao piccola Anatra. Bel nascondiglio. Ricerca eccellente. Troviamo la nostra amica lumaca. Volete aiutarci a cercarla? Certo. Forza, diamogli una mano. Oh, altre impronte! Sapete dirmi quale di queste è della lumaca? Quella lì! Ma dov'è lumaca? Là dietro! Ah, trovata, cara lumaca! Ah, eccoti qua! Un gran bel nascondiglio! Oh, e grazie per l'aiuto! Oh, ma certo! Ritorniamo a casa, perché tra poco dovrebbe arrivare Magenta! Ciao, Josh! E grazie per il vostro aiuto! Vi ringrazio! Andiamo! Ah, povera Blue! È davvero brutto essere tristi! Un indizio! Ragazzi, avete visto un tizio? Un indizio! Oh! Avete visto un indizio? Wow! Avete visto un indizio! E dove? Proprio là! Eccolo lì! È su questa torre di cubi! Wow! Ehi! Ora cosa ci serve? L'indovina indovinello? Blocco degli appunti! Blocco degli appunti! Esatto! Ok, allora, una torre di cubi. Prima facciamo quattro piccoli quadrati sul fondo. Poi tre quadrati sopra di loro.
altri due quadrati più sopra e un solo quadrato in cima. Ecco, una torre fatta di cubi. Perché blu può essere triste per una torre fatta di cubi? Ecco, andiamo a controllare gli occhi di Magenta. Forza! Bene, aspetteremo nella sala d'attesa. È Chiocciola 2000! Ehi, ciao! Ah, tu devi essere Magenta, vero? Io sono Aileen, l'oculista. Andiamo nel mio studio. Controlliamo i tuoi occhi. Andiamo! Ora devi solo guardare qui dentro, Magenta. Ecco, così è come vede adesso. Se Magenta indossasse degli occhiali, potrebbe vedere in questa maniera. Adesso è tutto a fuoco. È molto meglio, eh? Ok, Magenta, ora ti mostro delle immagini. Dimmi che cosa riesci a vedere. Non lo sai? E voi lo sapete? Che immagine sta vedendo, Magenta? Un'auto! Magenta, dici quando vedi bene l'immagine. Sì, è proprio un'auto! Ok, che mi dici di quest'altra? Quale immagine pensate stia vedendo? Una mela! Una mela? Vediamo. Dici quando vedi chiaramente l'immagine, Magenta. Oh sì, una mela! Ok, l'ultima immagine. Che cosa pensate stia vedendo? È un pesce! Forse. Avvisaci quando diventa chiara. Oh sì, un pesce! Davvero magnifico, Magenta! Lo sai? Penso che ti piacerà portare gli occhiali. Così potrai vedere meglio. Bene, fammi controllare ancora una cosa. Guarda questa immagine e dimmi, la mela è sul tavolo oppure sotto il tavolo? Voi cosa ne dite? È sul tavolo! Già! Quella mela è decisamente sopra il tavolo. E i palloncini? Sono sopra il tavolo oppure sotto il tavolo? Che ne dite? Sotto il tavolo! Oh, certo! Bel lavoro! I palloncini sono sotto il tavolo. Ok, abbiamo finito. Sei stata brava, Magenta. Ritrovi agli indizi di Blue's Clues. Un indizio! Vedete un indizio? Ma... dov'è? Là! Là! Oh, eccolo qua! Oh! È l'amica di Blue, Magenta! È un indizio? Beh, io penso che dovremmo annotare questo indizio sull'indovina e indovinello... Blocco di... Blocco degli appunti, giusto! Ok. Allora. Indovinate? Penso che userò questo color magenta per il nostro indizio magenta. Ok. Magenta. Prima facciamo un cerchio per la testa di Magenta. Due orecchie. Una forma ovale per il corpo. Quattro zampe, una coda, un naso triangolare, due occhi e la sua bocca. Magenta. Ok, dunque, qual era il primo indizio? Torre di cubi! Un
una torre di cubi, proprio così. E ora il secondo indizio è magenta. Quindi perché blu è triste per una torre di cubi e magenta? Posta! È arrivata la posta! C'è la posta, non si sbaglia, mi vien da scodinzolar, avrei voglia di gridar posta! Oh, ma che cos'è? Non lo sappiamo, ma la nostra missione di oggi è scoprire da cosa proviene quello strano suono. Oh, bene! Beh, ecco la tua lettera! Oh! Grazie, cassetta della posta! Di niente! Abbiamo una lettera! Abbiamo una lettera! Abbiamo una lettera! Chi l'ha mandata mai? Oh, guardate! È una lettera della nostra amica! Ciao Cantamen, ciao Super Blue, io sono Super Scarabocchio! So scarabocchiare molto veloce, guardate! Questa qui è Blue! Ciao Josh, ciao Blue! Ciao! Ritrovi agli indizi di Blue's Clues! Un indizio! Cosa, come? Oh no, siete tristi anche voi? No! Un indizio! Ah, fiu! Io sarei molto triste se foste tristi anche voi! C'è un indizio! Oh, davvero c'è un indizio? Dove? Laggiù! Oh, è su quel cubo! Cos'è successo alla torre? È caduta! Ah, ma certo! Ok, allora assomiglia un po' al primo indizio. Una torre di cubi. Solo che adesso è una torre di cubi caduta e distrutta. Oh, ehi! Sapete che ci serve? L'indovina indovinello? Blocco degli appunti! Blocco degli appunti! Esatto! Ok... Una torre di cubi caduta e distrutta. Facciamo tre quadrati sul fondo. Altri due quadrati sopra di loro. E poi qualche quadrato qua e là. Ecco, una torre di cubi caduta e distrutta. Beh, questo era l'ultimo indizio e... Cosa ci aspetta ora? La poltrona pensante! Oh, certo! La poltrona pensante! Andiamo! Seguitemi! Ok, ora siamo sulla poltrona pensante, quindi pensiamo! Ehi, mi aiutereste? Davvero? Ah, meno male, grazie! Dunque, stiamo cercando di scoprire come mai Blue è triste. Qual è il primo indizio? Una torre di cubi! Una torre di cubi, esatto! E il nostro secondo indizio è magenta. E il terzo indizio è una torre di cubi caduta e distrutta. Perché Blue può essere triste per una torre di cubi magenta e una torre di cubi caduta e distrutta? Beh, forse Blue ha costruito una torre di cubi e poi Magenta è venuta per giocarci insieme a lei. E poi... Cosa sarà successo? Magenta ha fatto cadere la torre di cubi! Oh! Quindi pensate che Magenta abbia fatto cadere la torre di cubi a terra? Per questo Blue è triste? Sì! Blue ha costruito una torre di cubi e poi Magenta l'ha fatta cadere a terra e questo ha reso Blue triste! Abbiamo appena risolto Blue's Clues! È la risposta di Blue's Clues! È la risposta di Blue's Clues!
è la risposta di Blue's Clues, perché sappiam pensar. Oh, squadra pensante, tutti alla lavatrice! Si va! Ci stiamo avvicinando! Oh! La lavatrice! È questo lo strano suono che sentivamo prima? Esatto! Squadra pensante, il nostro lavoro è finito! Da, 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 da. Evviva! Sì, sì! Squadra pensante! Yuhu! Grazie per il prezioso aiuto di oggi, incredibili aiuta amici! Per oggi ci salutiamo! Ma c'è ancora una canzone! Ti vorrei ringraziare! Ringraziamo per tutto quanto, perché usando la testa con un passo alla volta noi possiamo fare tutto quello che vuoi tu. Ciao ciao, ci vediamo presto. Super Blue, andiamo!